A Orvieto, ora, dove si è tenuto un incontro sulla tutela della biodiversità, protagoniste le api, vere sentinelle per l'ambiente. Stefania Panfili. In difesa delle api, sentinelle della biodiversità, saranno dedicate proprio a loro le due giornate mondiali del 20 e 22 maggio prossimi. In previsione di queste scadenze, a Palazzo dei Sette di Orvieto, sede centrale delle città Slow, si sono ritrovati in presenza e in collegamento il presidente Mauro Migliorini, sindaco di Asolo nel Trevigiano, e i primi cittadini dei centri umbri aderenti al movimento, che hanno messo nero su bianco nel manifesto delle città Slow B l'impegno in progetti per la difesa e la conservazione degli insetti impollinatori, che svolgono una funzione fondamentale nella natura, ma hanno anche un ruolo di indicatore biologico dello stato di salute dell'ecosistema. Dove non ci sono api, la qualità della vita è inferiore e in pericolo perché non sostenibile, è stato detto. Realizzare dunque apiari comunali come a Parrano o piantare fiori adatti alle api nei suoli pubblici e privati è di fondamentale importanza per mantenere l'equilibrio biologico e la salute. Noi stiamo dando un piccolo contributo come amministrazione comunale, avendo creato già da 2 anni un apiario di comunità, ovvero 10 arnie messe a disposizione di tutti i cittadini che vogliono imparare ad allevare e a coltivare le api. I cittadini e le pubbliche amministrazioni possono aiutare ancora meglio le api, ad esempio sensibilizzando anche gli agricoltori, sensibilizzando le pubbliche amministrazioni, sensibilizzando le scuole su stili di vita diversi che possono da una parte tutelare l'ambiente e tutelare dall'altra le api.